Lei si è denudata emotivamente di fronte a me e tra l'altro mi ha anche confessato che si frequenta da un po' di tempo con un altro uomo, però la cosa incredibile è che mi ha detto che ha paura di non piacergli abbastanza. Ora tu dici, ma se una gnocca di questo tipo, dopo un trauma del genere, ha dentro di sé queste fragilità così pronunciate, come minimo devo uscire con un personal trainer, un maestro di sci, un tanghiera argentino? No, lui si chiama Gino, di anni ne ha 58 e di professione fa il geometra. C'è qualche geometra in sala? Non voglio offendere la categoria dei geometri, però io ho visto la foto di Gino in costume da bagno abbracciato a lei. Allora, immaginatevi Giancarlo Magalli, stessa prestanza fisica di Giancarlo Magalli, abbracciato a Sharon Stone, ok? Però la cosa incredibile è che in quella foto Gino sfoggiava un'arroganza, un sorriso così arrogante che capivi immediatamente che lui era il classico prototipo di uomo di mezza età che ha una percezione estetica della propria persona nettamente sovrastimata rispetto alla realtà e rispetto alla sua età. E sono tantissimi i miei coetanei, diciamo over 40, che quando vanno in giro li vedete, no? Si sentono bellissimi, no? Magnetici, fanno un gioco di sguardi e soprattutto si sentono giovanissimi, no? Li avete presente quelli che vanno in giro con lo scooterone, con le infradito, le Havaianas ad aprile, che aprono le dita dei piedi per ipotermia, con le polo, con il colletto tirato su che ti voglia di arrivare da dietro, tirare un pochino sul collo, farli fiottare il sangue dalle narici, con delle camicie, con dei colori mescolati talmente a cazzo che farebbero vomitare anche Stevie Wonder, ok? Cioè i più audaci sono tatuati come la Cappella Sistina e ragionano come Gianluca Vacchi. Ragazzi, questo è un processo ineluttabile che afferisce ogni maschio sopra i 40 anni. Anche io, guardatemi, io ci scherzo sopra, però sono nel pieno di questo processo di crescita. Guardate i miei capelli, li avete notati? Sono agghiaccianti, no? Cioè, ho i capelli lunghi, no? Sono crespi, sembrano un moccio Vileda, ho anche il pizzetto come una capretta, no? Cioè, faccio schifo, no? Lo so che sono orrendo, però quando mi guardo allo specchio, cioè, io dico, però, stai bene con quei capelli, sei un po'... Poi di Vedder, sei il cantante di Pearl Jam, io lo so nel profondo del mio cuore che faccio cagarissimo, però io questi capelli non me li taglio. E sapete perché? Più o meno un anno fa, una commessa del Banco Salumi della Coop miracolosamente mi ha riconosciuto e mi ha detto, ma tu sei Antonio Ornano? Sì. Ma sai che stai bene con i capelli un po' più lunghi? Li ho comprato 9 etti di mortadella e quando sono uscito mi sono comprato anche la moto. Non avevo neppure la patente quando l'ho comprata. Ho fatto la scuola guida di nascosto e quando ho fatto l'esame mi hanno pure bocciato insieme ai ragazzini di 16 anni perché ho messo il piede per terra mentre dovevo fare l'otto fra i birilli, no? Che anche l'esaminatore era in imbarazzo, no? Mi guarda, fosse stato per me, cioè avessi messo il piede una volta per terra, fingevo di girarmi dall'altra parte, proprio che guidare una moto, sembrava che spingessi un monopattino, cazzo. Cioè io ho comprato la moto di nascosto da mia moglie, cioè per non farmi accorgere la parcheggio a 2 isolati di distanza, praticamente per andare a prendere la moto devo prendere una moto apposta, ok? Veramente mia moglie se lo scoprisse, cioè io avrei più ritorsioni di Cuba dopo la baia dei porci, ok? Zero cucina, embargo totale sul sesso e mia suocera H24 fra i coglioni come osservatore neutrale dell'ONU, ok? Voi mi direte, ma perché non glielo dici a tua moglie? Perché ho paura. Ho paura, perché io me la vedo già con il suo sguardo saccente che mi guarda mentre provo inutilmente a metterla in moto, no? E mi dice, guarda, per me puoi tranquillamente far finta di saperla guidare, basta che prima che esci dal cancello chiami l'assicurazione di far alzare il premio della polizza vita, ok? E ha ragione mia moglie, dove cacchio vado io con la mia moto Guzzi 120 cavalli che vorrebbero prendermi a calci nel culo ogni volta che provo a cambiare la marcia? Ha ragione mia moglie, guardiamoci negli occhi. Questa, per noi maschi, questa età, dovrebbe essere l'età della rassegnazione. Guardiamoci, iniziano a spuntarci i peli dal naso, i peli dalle orecchie, ci addormentiamo subito dopo mangiato, russiamo come dei facoceri, però fingiamo di essere svegli. Se qualcuno ti chiede, stai dormendo? No, no! Riposavo gli occhi, capisci? Cioè spari queste vaccate! E come avete capito io ho 2 figli, ok? Ho un maschietto, Leonardo, che ha 11 anni, è il nostro primogenito biologico, lui è frutto di uno speditivo rapporto occasionale con mia moglie.
E si vede, perché è esattamente la fotocopia di mia moglie, questa carnagione bianchissima, i capelli riccioli, biondi, le lentiggini. Sembra uscito da una di quelle foto delle famiglie reali olandesi. E poi abbiamo anche una femminuccia, un cioccolatino di 9 anni che si chiama Derartu. Derartu è un nome etiope che vuol dire fiore. Etiope perché mia figlia è etiope, ok? L'abbiamo adottata, no? Questa cascata di riccioli afro. Sembra un incrocio fra Diana Ross delle Supremes e Jimi Hendrix. Una bambina un tantino esuberante. Immaginatevi un cucciolo di cinghiale con il fuoco di Sant'Antonio, no? Cioè travolge qualsiasi cosa le capiti di fronte. Ed è bellissimo perché quando andiamo in giro tutti e quattro assieme, no? Io, mia moglie, Leonardo e Derartu, è evidente a tutti che nessuno dei miei figli assomigli minimamente al suo papà. Ed è una cosa a cui non avevo assolutamente pensato quando ho scelto di adottare in Africa, perché sono io che ho scelto l'Africa. Io ho sempre avuto un potentissimo debole per il popolo africano. Però adesso, osservando lo sguardo curioso delle tante persone che incrocio per strada, penso: quanti di loro saranno realmente convinti che Derartu sia stata adottata? Quanti invece penseranno che l'unica ad aver avuto un potentissimo debole per il popolo africano sia stata mia moglie Crostatina? Eh no, perché, ma vi giuro, incrocio tantissima gente sconosciuta per strada che mi dà delle pacche sulle spalle e mi dice: complimenti, sei veramente una bella persona. Guarda, io al posto tuo non so se ce l'avrei fatta, perdonare. E no, ma perché la gente non conosce com'è lungo il percorso dell'adozione, com'è complesso. Magari vengono da te e dicono: scusami, ma dov'è che l'hai presa? No, non l'ho presa, ok? Non è un cestello dell'acqua dell'S lunga. L'ho adottata. Ah no, sì, scusami. Dov'è che l'hai adottata? In Etiopia. No, fammi capire, ma sei andato fino a là a prenderla? Ma no, con Amazon, te la spediscono, ok? Se vuoi c'è anche Zalando, però con Prime arriva prima. Cioè i miei preferiti sono i senza filtro, sono quella categoria meravigliosa che magari per fare un complimento a tua figlia danno un impulso elettronico all'unico neurone che li galleggia nel cervello. Il problema è che però non hanno un diaframma fra la materia cerebrale e il mezzo vocale, perciò il primo pensiero scivola via, no? Sai perché mi piace tua figlia? Perché non è proprio nera, è più tipo un tintanoce. Ma vedi, una bambina, mica un Commodore 800, cazzo. Però vi assicuro che al di là, no, di questi episodi, mia figlia è una bambina tremendamente fortunata, ovviamente perché è circondata da un amore straordinario da parte dei suoi genitori, di suo fratello. E poi, secondo me, è fortunata soprattutto perché ha l'opportunità di vivere qui, in Italia. L'Italia è storicamente la culla della tolleranza, dell'apertura mentale, soprattutto in questo periodo, no? Vai in giro, no? Lo senti? Questo profumo di accoglienza, no? Sarà che io sono ligure, perciò noi liguri quando si parla di accoglienza ce l'abbiamo proprio nel DNA, noi, l'accoglienza. Vi faccio un esempio: quest'estate, sentivo prima, no? Sono andato in spiaggia da solo, io e mia figlia, a Rapallo. Siete mai stati, no? Vi giuro, non ho fatto in tempo a metterla in acqua sul canotto, girarmi per prendere il secchiello, che sul lungomare c'era già un capannello di gente che urlava: oh porca puttana, sono sbarcati anche qua, cazzo! Capite perché io guardo al futuro? Guarda al futuro con fiducia, con gioia, con entusiasmo. A parte che io adesso lo dico così fuori dai denti, mia figlia è di una bellezza straordinaria. Cioè mia figlia è un incrocio fra Naomi Campbell e Beyoncé, e lo posso dire tranquillamente senza sembrare presuntuoso come padre, perché non c'entro un cazzo col DNA, ok? Vi giuro, ogni anno che passa diventa sempre più bella. Io non oso immaginare che cosa sarà quando avrà 14 anni. Già lo so che dovrò respingere dei pilotoni di adolescenti infogliati in motorino che attenteranno la sua verginità. Già mi vedo appostato sul terrazzo come il generale Castle Little Bighorn, che dovrò respingere delle piogge di cazzi che arrivano da tutte le parti. E so già che non avrò scampo, perché mi faranno lo scalpo, proprio come il generale Castle Little Bighorn. Me la porteranno via davanti ai miei occhi, smarmittando: ciao zio, noi andiamo a ficcare. Ficcare, capite? È un'immagine raccapricciante per voi, ma anche per me.
Mia moglie è profondamente convinta della mia natura metrosexual. Sapete che significa metrosexual? Che in italiano si scrive metrosessuale, che io ho subito pensato ad un metronotte pervertito, no? Cioè, no, anch'io quando mi ha detto la prima volta metrosexual, cioè sono caduto dalle nuvole, sono andato a cercare su Google e su Wikipedia testualmente c'è scritto metrosexual è un neologismo che sta ad indicare degli uomini eterosessuali. E già lì ho preso un bel respiro, no? Almeno fino ad oggi, uomini eterosessuali provenienti da aree metropolitane. E lì mi sono detto, ci siamo quasi, no? Nel senso che io vengo da Genova, non è proprio metropolitana come New York City, però non è neppure Lodi per intenderci, cioè a Genova i bambini mangiano ancora tutti assieme all'asilo, ok? Perciò uomini eterosessuali provenienti da aree metropolitane che si caratterizzano per comportamenti vagamente assimilabili a quelli stereotipicamente femminili, essendo dei fortissimi consumatori di cosmetica avanzata, praticanti il fitness, l'abbronzatura artificiale e la depilazione del proprio corpo. Io non sono un uomo molto peloso, cioè non sono il classico Tom Selleck di Magnum PI, no? Tremendamente virile. Io tecnicamente potrei essere definito come parzialmente glabro, nel senso che ho pochissimi peli e quei pochi sono localizzati in punti agghiaccianti del mio corpo. Ad esempio ho tipo due ciuffetti di basilico qui, all'altezza dei capezzoli, lo so, agghiacciante, lo so. Poi ho un po' di peluria rada qui fra le tette e poi ho il classico percorso dell'amore che dall'ombelico, anch'esso molto spoglio, percorre tutto il basso ventre fino ad arrivare laggiù dal grande gigante gentile che già ci ha addormentato fra i miei possenti quadricipiti femorali, ok? Che questa è una licenza poetica, l'unica cosa vera è che già ci ha addormentato, no? Cioè, fondamentalmente, io l'unica volta in cui mi sono depilato in tutta la mia esistenza avevo 16 anni, perché ho preso il rasoio di mio padre e ho avuto questa brillantissima idea di falciare completamente tutti i peli del mio pume nella speranza che sembrasse molto più maestoso rispetto a quello che è parzialmente vero, però non ne vale la pena. Vedo che ci sono dei ragazzi in sala, non lo fate, poi diventa una schiavitù perché poi ricrescono, o è lui che rimpicciolisce, non lo so, però comunque ricrescono, vi prude tantissimo e diventano durissimi, sono come delle setole di cinghiale, ragazzi, roba che se per caso la vostra fidanzatina vi concede quei 10 minuti di petting, poi la dovete ricoverare al reparto grandi ustionati dell'ospedale di Guarda, ragazzi. Per non parlare, no, se poi poco poco ci scappa un rapporto orale, lì è il fuoco di Sant'Antonio, ragazzi. Cioè, se riemerge la vedi con una bocca che sembra quella del Joker di Batman e non è rossetto sbavato. Perciò io non mi sono mai rispecchiato, no, in questa definizione. Alla fine mi sono detto, probabilmente mia moglie mi dà del metrosexual perché vuole rimarcare una parte femminile di me molto spiccata che mi consente di entrare facilmente in empatia con l'universo femminile, no? Giusto? Entro in empatia con te, col cazzo, dici, vero? Almeno io spero che sia così, spero che non sia un modo elegante di mia moglie quando parla con le sue amiche invece per rimarcare la mia scarsa mascolinità a letto, no? A livello sessuale, cioè, perché se devo fare un pochino di autocritica, visto che siamo in televisione, giusto, no? Spiattellare a destra manca quanto faccio schifo, cioè, però io non sono proprio il prototipo del maschio brutale, quello che piace a voi, no? Quello che prende la donna di forza, no? Magari le sculacciate sul sedere, ok? No? Che magari inizia ad assumere quelle posizioni pelviche quando fa l'amore, da questi colpi pelvici decisi, bastevoli, cioè mi sento in imbarazzo a fare queste cose, non l'ho mai fatto, ma anche da ragazzo, cioè guardatemi, io fisicamente sono sempre stato così, ho sempre avuto le tettine, la pancetta, sono sempre stato totalmente sprovvisto di culo, vedete? Non ho culo. Cioè, io per fare breccia nel cuore delle donne ho sempre dovuto sudare come un muratore. Non sono mai stato, non so, un Leo Messi dei Beccafiga. Sono stato un Gennaro Gattuso, ragazzi. Sempre così. Non ero il classico Zanza da spiaggia che passava, gioco di sguardi. Porno subito, col cazzo. Io il porno ho sempre dovuto sognare. Cioè, in televisione, sui giornaletti, con la connessione a 44k, anche adesso con la fibra veloce, ok? In compenso, però, ho sempre imparato fin da ragazzo ad ascoltare le ragazze. Forse perché erano pochissime quelle che me la davano. Perché mia moglie è terrorizzata dal fatto che anche io possa aver sviluppato una forma di dipendenza rispetto ad una droga silenziosa di cui l'opinione pubblica quasi vergogna a parlarne. Non so se avete mai sentito menzionare la PEC.
Sapete che significa? Non è la posta elettronica certificata, no? PEC è un acronimo che nel linguaggio medico-tossicologico sta per patata extraconiugale. Ora, tutti i maschi sposati sono dei potenziali tossicodipendenti da patata extraconiugale, nessuno escluso, voi compresi. Figuriamoci io, vi faccio un esempio: l'altro giorno ero su Facebook, non stavo facendo nulla di male, facevo soltanto i cazzi degli altri, no? Quando a un certo punto mi arriva una richiesta di amicizia da parte di una donna sconosciuta, una tale Maris Bonazzi, segnatelo come nome, Maris Bonazzi. Allora, foto profilo di Maris Bonazzi, un black and white patinatissimo di una quarantenne lasciva, senza nulla da perdere e pochissimo da togliere. Ricordo che ho pensato: Antonio, hai 48 anni, sei sposato, hai due figli, sai come vanno a finire queste cose? Pensa agli alimenti, perciò cautela e circospezione. Step number one, esame della cartella amicizie in comune. Molto bene, non compare mia moglie, procediamo. Accettiamo con entusiasmo la richiesta di amicizia di Maris Bonazzi e gli è la fine, perché la PEC entra dentro di te, dentro le tue vene. La vedi sfrecciare ovunque, siccome Guido Meda all'ultimo giro del Gran Premio del Mugello. È come se vivessi dentro un pergolato immaginario totalmente foderato da gigantesche piante di gnocca che tu cerchi di cogliere come dei grappoli d'uva. Ma la cosa più atroce è che quando tu vedi gli effetti devastanti la PEC, che cosa provi? Hai paura, vero? Te lo dico io, tu provi invidia, ma non ti devi preoccupare. Io l'ho scoperto un paio d'anni fa, durante una cena di compleanno, quando a un certo punto è arrivato lui, Manuel Malacarne, 49 anni, il primo divorziato della nostra compagnia, il primo pioniere coraggioso ad aver attraversato indenne il travaglio di una separazione non consensuale dalla propria ex moglie, la Ludovica Pallavicini Parodi, rinomata e aristocraticissima figa di legno, nonché compagna di banco di mia moglie, entrambe comunate fin dalle elementari dal sogno prima o poi di incrociare un principe azzurro in groppa ad un cavallo bianco a cui smerigliare testicoli per il resto della vita, al principe azzurro e anche al cavallo bianco. Va da sé che quella sera Manuel, agli occhi di mia moglie, crostatina, di tutte le sue amiche, era la reincarnazione del male fatta persona, era Satana. Anche perché giustamente voi donne, quando vedete che c'è un maschio che osa separarsi da una vostra amica, che cosa fate? Equalizzate, no? Fate fronte comune, lo guardate con uno sguardo d'odio che neanche un vegano mentre osserva lo chef Cannavacciuolo cucinare dei bocconcini di fegato d'agnello serviti sopra un ragù di capriolo mista a testicoli di panda frollati in salsa di foca monaca. Ma per noi maschi invece, Manuel chi era? Ma era l'eroe dei due mondi, era Garibaldi, era Che Guevara, era Diego Armando Maradona dopo il gol all'Inghilterra, il nostro il Pube d'Oro, sì, il primo che ha avuto il coraggio di lanciare il pisello oltre l'ostacolo. Perché quella sera Manuel non si è presentato solo, no, impavido come Massimo Decimo Meridio, ha avuto lui l'ardire di violare la tana delle tigri delle crostatine sposate insieme alla sua nuova compagna. Perché è così che me l'ha chiamata, mi ha detto: ciao Antonio, scusa, ti posso presentare Noemi? Lei è la mia nuova compagna. Che a me è venuto spontaneo dire: no, scusa, non me la puoi chiamare compagna, per me compagna è una brigatista pelosa degli anni 70 con l'eschimo, il dolce vita e le setole di cinghiale sotto le ascelle. Questa, perché una compagna è una cattedrale barocca in onore della figa, ragazzi, una pallavolista di 25 anni nel giro della nazionale, ultimo anno di scienze motorie, capelli motori, vestito motorio, culo motorio, tutto motorio. Sotto il profilo estetico più inappuntabile di Charlize Theron sulla carpet degli Oscar. Ora, potete immaginare come questa prodigiosa invulnerabilità non abbia fatto altro che detonare a dismisura la totale frustrazione di mia moglie crostatina e di tutte le sue amiche, inevitabilmente sfocacciate di fianchi come delle anfore cartaginesi, no? L'hanno passata al body scanner per 25 minuti, neanche all'aeroporto JFK, senza trovare neppure l'ombra di un punto nero. Ma mia moglie, il genio assoluto, totale, che governa il mondo, le galassie, l'universo, sapete che cosa ha detto guardando Noemi? Però ha una brutta voce. Che ti viene da dire, ma ci avrà anche la voce di Biagio Antonacci, però resta un patrimonio dell'UNESCO, cazzo. Amarsi significa questo, significa assecondare piccoli capriccetti di tua moglie, tipo scegliere insieme dove andare in vacanza. Avete scelto insieme dove andare in vacanza, voi due in prima fila?
Tu che cazzo hai scelto? Non hai scelto niente. Però è giusto così, è giusto lasciare a lei questo compito. Le donne hanno una maggiore capacità pianificatoria rispetto all'uomo, che tra l'altro per me la vacanza è stata fondamentale nel corso della mia vita di coppia. C'è una vacanza in particolare che ha cambiato anche la mia vita professionale. È stato più o meno 9 anni fa, lo ricordo perfettamente, era l'8 dicembre, Immacolata Concezione, cadeva benissimo, un giovedì. C'è stati 2 weekend lunghi, 2 giorni di ferie non godute, esce fuori un ponte di 15 giorni, è lungo così, 15 giorni, puoi fare quello che cazzo vuoi in 15 giorni. Perciò ingenuamente sono andato da mia moglie e ho detto, beh, non so, viviamo col botto, andiamo in Kenya. Maldive. Rifacciamo il viaggio di nozze, andiamo in Argentina. Tu puoi proporre H24 qualsiasi soluzione di viaggio, che sapete quale sarà la sua risposta? Questo perché ormai lei è in fissa. Pensa solo a una cosa. 8 dicembre, Immacolata Concezione, mercatini di Natale. Mercatini di Natale. Che se poi tu le chiedi, ma crostatina, ma perché i mercatini di Natale? Sono bellissimi i mercatini di Natale, c'è il verde, ci sono le luci, ci sono i zampognari che suonano, e poi tutti gli animali della fattoria dietro i zampognari che cagano, cioè è romanticissimo il mercatino, fa tanto Natale, capisci? Fa tanto Natale, che cioè ora, 15 anni fa, quando ancora non investivo nel nostro rapporto di coppia, probabilmente le avrei risposto, crostatina, sui tuoi romanticissimi mercatini di Natale, io ci cago veramente sopra, però oggi investo nel nostro rapporto di coppia, perciò prendo un bel respiro, conto fino a 10 e intanto penso, ma chi cazzo li ha inventati i mercatini di Natale? Chiunque sia stato si è divertito alla stragrande, perché quelli veri di mercatini di Natale ve li ha piazzati tutti quanti a stravaffanculo. Bressanone, Merano, Vipiteno, Bolzano, il più vicino da Genova è Trento, sono 4 ore e 4 minuti su Google Maps, sempre che non ci sia traffico, quando ci vai tu per l'inaugurazione in mondovisione dei mercatini di Natale. Ma ci pigliamo per il culo, sei mai stata sul Brennero? Il Brennero non è un'autostrada, è una valle di lacrime. Non ci sono delle famiglie in viaggio, ci sono delle intere popolazioni di profughi in migrazione in cerca della terra promessa. Ti ci manca soltanto di vedere Mosè con il bastone in mano che ti apre l'autostrada per far passare l'ambulanza. Ma dai, ma i mercatini di Natale sono bellissimi, i mercatini di Natale, dai. E poi ci trovi certe di quelle cose, i mercatini di Natale. Che li trovi soltanto lì. Sono lì, i mercatini di Natale, non li trovi da altre parti. No, sono lì, i mercatini di Natale. Ora, se nell'era della globalizzazione, di eBay, di Amazon, una cosa tu la trovi soltanto lì, ai mercatini di Natale. Ci sarà un motivo. Fatti una domanda. Datti anche una risposta. E che fa cagare! Ma per comprare che cosa? Un centrino con una pigna appiccicata sopra. Ma voi lo sapete perché ogni anno il salmone si spara centinaia e centinaia di chilometri risalendo la corrente contromano? Perché piuttosto che andare ai mercatini di Natale si suicida in bocca di un orso grizzly.